Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Acustica Audio ci ha abituato a emulazioni iperrealistiche dell'hardware, portando ormai da anni l'asticella dell'emulazione analogica sempre più in alto. Ed ora, con la tecnologia del Core 15, tutto viene reso più leggero e funzionale anche su CPU meno performanti. Abbiamo già visto diverse recensioni sull'argomento del nostro spazio, ma oggi mettiamo le mani e le orecchie sull'emulazione di una delle console analogiche del panorama musicale più famosa. Stiamo parlando infatti di Coffee, che emula le versioni Chandler Limited della mitica Amy Red degli Abbey Road Studios. La versione del Red originale la troviamo nella suite di plugin Cream, sempre di acustica audio. Coffee, come di consueto, è un pacchetto di plugin, quindi non soltanto relativo all'emulazione della channel strip completa, che comprende ben 4 plugin distinti, anche se l'emulazione si riferisce a 6 hardware differenti. Ovviamente i plugin, come già abbiamo visto in altre recensioni, includono features e vantaggi maggiori rispetto all'hardware originale, che li rende più versatili ed utili su tutti i tipi di genere musicale che affrontiamo in studio. 2 equalizzatori, 4 compressori ed una sezione di preamplificazione con ben 31 tipi di preamplificatore da utilizzare per colorare il nostro sound, suddivise quindi in 3 famiglie: Line, Custom e Feed, a cui dedicheremo uno spazio particolare proprio in questo tutorial. La tecnologia di profilazione utilizzata da Acustica garantisce un'eccellente riproduzione del suono, come se stessimo sulla console o sull'hardware originale, ma viene poi reingegnerizzata per essere applicata al mondo della DAW e ovviamente al nuovo modo di lavorare in digitale, dandoci, come vedremo, opzioni inesistenti per chi invece possiede la versione hardware. Partiamo dagli equalizzatori, di cui uno di essi era gratuito fino a qualche tempo fa sempre sul sito di Acustica Audio, chiamato PUN, che rende molto bene giustizia a una ricerca spasmodica di quello che poi rese famoso il Pultec. Troviamo infatti il modello A, eccolo qui sotto, A1, A2, A3, A4, che è una fedele riproduzione appunto di quello Made in USA di Chandler e che già abbiamo visto in parte riprodotto all'interno di Cream. È un EQ a stato solido, quindi, con 4 bande e filtri disegnati proprio su quello originale degli anni 60, ma con modalità di intervento ampliate. Sono state infatti aggiunte le features di gain control da 0 a più 15 dB. Oltre all'high pass filter e low pass filter troviamo una campana di EQ più flessibile. Questo EQ lo ritroviamo inoltre nella versione channel strip in generale, come abbiamo visto prima, eccolo qui. Il modello B invece è una versione rivisitata di quello vintage. Come vediamo, cambiano anche i parametri in alto di riferimento e che combina un EQ passivo sui bassi ed un attivo sulle alte frequenze con un preamp al germanium. È fondamentalmente un EQ a 3 bande, ma riarrangiato per essere a 4 bande: low frequency, low medium frequency, high medium frequency e high frequency, per una questione di simmetria con l'interfaccia del plugin. Così le frequenze basse sono state splittate in 2. Questo EQ è disegnato per darci la sonorità o impronta sonora della classe A dei transistor al germanio e di fatto è uno dei più belli EQ in grado di lavorare agevolmente su ogni tipo di sorgente sonora. Nell'interfaccia troviamo una nomenclatura particolare, quindi BA sta per bass, TK per tick, PR per presence, P1 presence 1, P2 presence 2, TR per treble. Per cui il selettore dell'EQ prevede già una combinazione di queste bande. Possiamo vedere la tabella completa nel manuale che vi straconsiglio di scaricare sempre da Aquarius. Come negli altri plugin di acustica audio, ogni banda di EQ è escludibile. Prenderla o spegnerla indipendentemente. Questo ci garantisce anche una gestione maggiore e migliore dello stress della CPU. Gli EQ inoltre possiedono un input trim che ci garantisce un gain stage da meno 24 a più 24 dB, che troviamo qui al lato, e che serve per aggiustare il livello interno del plugin, quindi è anche autocompensato sull'uscita. Inoltre il pulsante LR ci dà modo di creare un doppio equalizzatore suddiviso per i canali left e right, appunto. A differenza dell'hardware originale, troviamo poi una delle mie features preferite in assoluto, il controllo mid-side, ossia la possibilità di lavorare su mid o sul side del segnale stereo. Sono
pulsanti esclusivi, quindi dovremo lavorare separatamente e non contemporaneamente sui relativi stadi. I meters, infine, sono in grado di lavorare su picco RMS sia in input sia in output. I filtri di taglio che troviamo qui ai lati, high pass e low pass, sono campionati dalla versione A e possono essere attivati per tagliare da 20 a 320 Hz, come vediamo, o da 2K fino a 30 kHz, con uno slope di 6 dB d'ottava. Il compressore è una vera emulazione dello stadio di due unità differenti, una discreta che si occupa di compressione limiter, e quindi i tre limiter che abbiamo a disposizione, ed una Varimu basata quindi su un compressore a valvola chiamato Ultra. Lo vediamo meglio, eccolo qui, che troviamo qui al lato. Ed è la sezione più colorata e gradevole di questo compressore. Il compressore è in due modalità. Le altre modalità fanno riferimento al modo 1 o modalità normale o di default, modo 2 che possiede una features chiamata Fuse, che non fa parte dell'unità originale vintage e serve per compensare la mancanza di brillantezza che possiede questo compressore in origine, facendola risultare un po' più aggressiva e punchy. Il modo 3 è basato sul compressore limiter americano derivato dalla circuiteria di quello inglese, con un attacco più aggressivo ed una generazione di distorsione che risulta molto gradevole sulle varie tracce. Lo ascolteremo poi nel master. La sezione di preamplificazione invece è una raccolta di diversi preamplificatori, una collezione di 31 unità hardware che ne emula non soltanto la risposta in frequenza ma anche la fase e la distorsione armonica dei relativi circuiti. Come vediamo sono suddivisi in tre banchi: Line, Custom e Feed. Line ha 24 preamplificatori derivati da quelli contenuti negli EQ e nei pre a valvole, nel compressore, nei pre a valvole chiamati appunto C. Sotto custom troviamo 5 tipi di preamplificazione. Vediamo il primo, che è quello di default, Line. C25 fa riferimento invece al preamplificatore microfonico valvolare, mentre E al compressore, F è la stadio di preamplificazione del Varimu, mentre G è lo stadio di preamplificazione del pre al germanio. Feed include invece due tipi di preamplificazione derivati dall'EQ modello B ed uno dal preamp al germanio del pre, mic mono versione DI. Quindi questa è la versione dello stesso preamplificazione in modalità serie 500. Le emulazioni B e D danno all'utente un controllo di feedback che troviamo qui sotto, che non è presente negli altri. Infine la channel strip, che combina tutte le sezioni in un'unica super channel strip, dove gli EQ sono divisi in A, B, C e D. Anche in questo caso la signal path va guardata sul manuale per scoprire la migliore situazione per i nostri mix e master. A differenza delle altre sezioni, channel strip possiede features uniche che rendono, come dicevamo all'inizio, ogni sezione di EQ può essere ovviamente modificata in low pass filter oppure farla diventare un high pass filter, un rumble o un tick. All'interno vediamo la composizione, come vi dicevo, del routing. Ad esempio troviamo A, Bass, Peak e il selettore dell'escursione per una volta e mezzo. E quindi poter scegliere delle configurazioni molto particolari di equalizzazione. Da qui possiamo scegliere se utilizzare l'EQ pre o post compressore, dal routing appunto. La possibilità di inserire i preamplificatori scegliendoli da questo selettore o nella versione appunto custom che abbiamo visto prima, o spegnere la sezione pre. Spread allarga il segnale side, che un po' come vedremo nella simulazione dei preamplificatori viene sacrificato e quindi è possibile recuperare un po' quell'aspetto. In ultimo il controllo di pan, se dobbiamo fare delle modifiche sul pan. Inoltre sotto troviamo gli altri controlli del compressore e le features tipiche di Acoustic Audio, come l'SH Mode, che ci permette di controllare la velocità di attacco del compressore, quindi il rispetto dei transienti, il filtro e ovviamente il Makeup Gain oltre alla Threshold. Iniziamo ad utilizzare la sezione di preamplificazione e scopriamo effettivamente che cosa fanno i preamplificatori e come colorano le nostre tracce. L'emulazione di Acoustic Audio comprende 24 sezioni di preamplificazione e questa volta, a differenza degli altri tutorial, vorrei farvele ascoltare. Come facciamo? Ho duplicato la traccia di batteria di un brano che sto lavorando e
ovviamente messa in controfase con la stessa traccia, come vediamo, non produce alcun tipo di suono. Ma nel momento in cui noi accendiamo il nostro Coffee Pre e iniziamo a selezionare i vari preamplificatori, ci accorgeremo che ogni sezione di preamplificazione colora il nostro suono in maniera importante. Questo è un aspetto che spesso è sottovalutato all'interno dei plugin di emulazione analogica. Accendiamo il nostro Coffee, andiamo in play. Come vedremo, nel momento in cui la sezione preamplificazione è spenta non succede assolutamente nulla, perché ho messo in controfase una delle due tracce. Questo fa sì che ogni cosa che noi ora andremo a fare sul nostro preamplificatore influenzerà la fase dell'altra traccia e quindi tirerà fuori le differenze vere a livello proprio uditivo. Ho messo inoltre sul master anche un analizzatore di spettro per vedere meglio quello che accade, anche se non è indicativo per tutto ciò che concerne il rapporto stereo, MS e soprattutto la spazializzazione degli effetti che noi sentiamo in questa traccia, che è ovviamente stereo. Per cui attenzione quando fate questi test, perché se inseriamo ovviamente una sinusoide all'interno, quello che potremo analizzare è soltanto una porzione degli effetti del preamplificatore sul segnale in ingresso. Abbiamo inoltre a disposizione anche la possibilità di fare gain stage direttamente da questo preamplificatore, quindi abbiamo l'input trim e l'output. Anche perché poi non faccio mix di brani di sinusoidi, ma di brani con gli strumenti reali. Questa è comunque una mia considerazione personale, non va preso come un dogma, non me ne vogliano gli esperti di audio recording o gli ingegneri del suono accademici. Andiamo a sentire cosa accade. Allora andiamo in play, accendiamo il nostro line preamp e sentiamo subito un thumb, una grossissima enfasi sulle basse rispetto al file originale. Quindi preamplificato. Switchiamo ora tra i vari preamplificatori e ascoltiamo che cosa accade, perché è molto interessante. Quindi basse e altissime. Possiamo anche esagerare con l'analisi. Secondo, più thumb, come vediamo, meno altissime. Ancora meno alte. Vediamo che la caratteristica sui bassi non varia moltissimo. Come vi dicevo, è tipica di questa console. Fate caso anche a cosa cambia sull'ambiente side.
Questo per farvi sentire le differenti sezioni di preamplificazione. È anche un concetto da prendere, secondo me, in analisi per poter anche equalizzare un po' il suono di quello che ascoltiamo. Infatti, io lavoro tantissimo sulla scelta dei pre-emulati proprio per colorare armonicamente quello che sto ascoltando, molto più dell'uso dell'equalizzatore. Ho aperto tutti i preamplificatori sulla base. Andiamo a togliere, ovviamente, la parte questa non processata e ascoltiamo l'intero brano con il preamplificatore posizionato come vediamo sul line 1, quindi quello diciamo di partenza, con e senza i preamplificatori. Facciamo caso a come si riduce il side. L'enfatizzazione sulle alte è molto presente, quindi se non volessimo colorare troppo il nostro mix, possiamo scegliere dei preamplificatori diversi. Per cui riapriamo il nostro pre, cerchiamo, come vi dicevo, un preamplificatore più scuro, ad esempio il terzo. E modifichiamolo ora su tutte le tracce del nostro arrangiamento. Oppure possiamo scegliere di ovviamente utilizzare le enfatizzazioni diverse in base agli strumenti. Adesso facciamo proprio una prova generale sull'equalizzazione di tutti i pre per vedere il risultato finale. Per fortuna sono 9 tracce. Più controllo sulle basse, ad esempio. Abbiamo perso side sui synth alti. Qui, per esempio, possiamo ritornare al nostro originale. Anche qua abbiamo perso un po'. Custom ovviamente sono altri tipi di preamplificazione microfonici o lineari. Con feed possiamo accedere a una sezione, quindi aumentare un po' il feedback del pre. E comunque un effetto sul side lo otteniamo. Allora, risentiamo con e senza. Ovviamente ogni plugin possiede una sezione di preamplificazione, anche le stesse sezioni di coffee, come ad esempio l'equalizzatore, trova una sezione di pre selezionabile e ovviamente che influenza direttamente l'equalizzazione. Andiamo con il Varimu.
partiamo. Facciamo caso allo spread, quindi all'utilizzo del spread sul side e ai bassi. Proviamo con un preamplificatore anche sul master applicato all'EQ, andiamo a sentirlo. Left, right, side. Amanti del sound vintage, quindi fatevi avanti e scaricate la demo per testarlo sui vostri mix. Io da adoratore delle distorsioni armoniche l'ho già messo nel mio personale portfolio dei plugin e lo utilizzerò sicuramente nelle prossime produzioni in studio. Non sono un amante dell'uso dei preset come avete notato, quindi vi invito a leggere attentamente il manuale ed imparare ad usare il plugin come se fosse una vera macchina hardware.
ne rimarrete affascinati ed imparerete poi a muovervi agevolmente anche su altri plugin di questo tipo. Ho aperto anche un account Patreon per supportare questi tutorial gratuiti, quindi se volete aiutarmi trovate anche altri video esclusivi per gli utenti Patreon. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate di iscrivervi lasciando poi un vostro commento sotto. Per il momento è tutto, ciao, a presto!